Da studente amavo più la matematica, la geometria, le cose esatte, la fisica teorica, il calcolo infinitesimale, eccetera. Però poi ho scelto l'architettura. È stato l'istinto un istinto particolare che mi ha portato a questo. Però, dato che avevo fatto liceo classico, eccetera, non sapevo disegnare, ero molto impacciato, conoscevo le regole, tutto quanto, però mi venivano sempre questi disegni così un po' abbracciati, un po' sofferti, un po' così. E allora mi sono sforzato, facevo un disegno dal vero, contro, cioè, no contro un monumento, all'inizio contro il monumento che mi sembrava sempre che non fosse quello adatto perché dovevo calcolare le cose, usavo la gomma, cioè, a un certo punto ho avuto un'intuizione, ho preso la gomma e l'ho buttata e ho cominciato a disegnare liberamente. È stata un'ispirazione, è stato un momento d'inizio e ho capito che mentre prima tutto partiva dalla testa, dal ragionamento, eccetera. Dopo doveva partire da qua, dal plesso solare, parte da qua. E quindi allora ho cominciato a saper disegnare perché non mi importava più delle imperfezioni, delle cose, ma venivano delle cose spontanee. E questo, poi questo mi ha dato la possibilità di fare design e poi scultura. Il consiglio di sbagliare, che poi non è esatto questo, non è completo questo, non significa di essere uno scialacquone, eccetera, ma significa di avere una doppia attenzione. Io sono attento a raggiungere un fine, a raggiungere un obiettivo. In questa tensione io porto tutto dentro di me, viene come un'intuizione. Un'intuizione libera perché non ho ancora affollata la mia mente di analisi, le analisi comparative, la funzionalità, le cose eccetera, ma viene come perché dentro di noi c'è come una sorgente. Se noi la occludiamo con tante cose, la sorgente stenta a venire fuori. E quindi insegnavo architettura, progettazione e ho scritto un libro, Progettare senza pensare, che vuol dire che il pensiero viene dopo, ma ho fatto tanti modelli che qui si vedono, modelli di architettura col cartoncino e sono così è mirato l'uso del cartoncino, che è una cosa che si manipola con grande facilità. Prima si fa uno schizzo, poi viene un'idea come deve essere questo edificio, come un giglio, come una fontana, come una roccia, come una cosa chiusa e che poi si apre in un punto, come una cosa ferita, come una cosa amorosa, come una cosa. E da qui viene un'idea, ma allora la disegno così. Si disegna subito sul cartoncino, poi si fa più preciso, ma più preciso e viene fuori l'aiuto della mente. La mente è fondamentale, però viene dopo, diventa ancillare. E anche ho imparato a scrivere, perché non sapevo scrivere bene, ero anche quello impacciato, a scrivere, scrivevo come mi veniva, non avevo la preoccupazione dell'errore, eccetera, eccetera, anzi, l'errore poi dopo è diventato fondamentale, importante, e per cui io ho insegnato a sbagliare. E quindi ai bambini o ai studenti dicevo: studenti, miei cari, sbagliate, non vi preoccupate, perché la preoccupazione di sbagliare blocca, invece l'estro dello sbaglio, di quello come viene, eccetera, perché anche una cosa che la macchia che ti cade, eccetera, diventa un suggerimento, ecco. In fondo si dice sbagliando si impara e io dico
imparando si sbaglia, ma si impara anche sbagliando.